Siamo qui con Giuseppe Cruciani, giornalista italiano, attualmente conduttore della trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio 24. La prima domanda che vorrei farle è: come è cambiato il modo anche di condurre la trasmissione La Zanzara dopo la caduta del governo e la salita, diciamo, dell'attuale governo tecnico? È altrettanto facile effettivamente fare la trasmissione? Beh, per me non è cambiato poco. C'è stato un po' uno shock nei primi mesi, cioè si pensava che senza Berlusconi sarebbe stato meno facile, insomma in fin dei conti Berlusconi offriva una garanzia da questo punto di vista, cioè ogni giorno c'erano comunque nel bene o nel male, al di là del giudizio c'era una frase, un discorso, una battuta, regalava emozioni da questo punto di vista e il lavoro era molto molto più facile. Se uno si concentrava su quelle cose lì o comunque se uno faceva una trasmissione sulla politica. Adesso bisogna metterci un po' più di fantasia, di creatività, però devo dire che, come dire, l'aspetto ludico della politica, se vogliamo metterla così, non è cambiato moltissimo. Per quanto riguarda invece il rapporto con gli ospiti in studio, diciamo sì, nei fuori onda, effettivamente è uguale a come è durante la trasmissione oppure no? Poi noi facciamo pochi ospiti studio, non facciamo tantissimi ospiti studio. Io sono convinto che alla fine la radio, poi inevitabilmente l'ospite studio, anche quando hai delle telecamere davanti come abbiamo noi adesso, poi alla fine lo fai. In alcuni casi si crea una bella alchimia con l'ospite studio, in altri casi l'ospite studio ti frena un po', perché non puoi essere così cattivo come al telefono, è quasi impossibile. Il fatto che sia venuto in studio e comunque ti metti in una condizione di un po' di, non dico di subirlo, ma di non essere così, così cattivo come saresti magari al telefono. Ma in fuori onda in realtà non c'è moltissimo. Io non parlo quasi mai fuori perché preferisco non limitarmi, cioè che poi magari ti metti d'accordo su cosa dire, su cosa non dire, non chiedetemi questo, non chiedetemi quest'altro. Io preferisco limitare al massimo questi momenti. Per quanto riguarda il rapporto anche con l'online, con i social media, il modo di condurre la trasmissione effettivamente sta cambiando, si sta evolvendo anche in vista di un'integrazione, diciamo, con online? Beh sì, cioè, cambia continuamente, è evidente che molte cose che noi utilizziamo, per esempio come materiale per la trasmissione, le utilizziamo prendendole dal web, anche cose magari assolutamente che non sono fruibili sui siti più grandi, anche sui siti molto piccoli, e poi comunque c'è una comunicazione di quello che avviene durante la trasmissione con Twitter e con altri, con Facebook eccetera, immediata, cioè c'è un rimbalzo immediato su questi canali, alimentato anche da noi. Cioè, comunque cambia molto, cioè, il modo soprattutto di comunicare quello che avviene durante la trasmissione. Per quanto riguarda il rapporto tra giornalismo e politica, secondo lei sono mutualmente influenzabili e influenzati oppure c'è una direzione fissa, diciamo, di questa influenza? Guarda, io credo che in Italia c'è troppa gente che campa sulla politica, di politica, c'è, come è evidente, una iperattenzione sulla politica da parte dei media. Cioè, siccome la politica è presente in moltissimi gangli della società, in moltissimi aspetti della società, allo stesso modo ci sono tantissimi giornalisti politici come non ce ne sono in nessun altro paese del mondo. Dunque, da questo punto di vista c'è chi ha più complicità, chi ha meno complicità, c'è chi cerca di tenersi lontano dalle frequentazioni. Poi sai, dipende molto da quello che uno fa. Se uno fa l'analista dall'esterno, può anche permettersi di non avere grandi rapporti. Se uno invece deve cercare le notizie, certo non puoi non avere rapporti, dunque bisogna vedere che tipo di rapporto hai. Qualche volta un rapporto di do ut des, tu mi dici una cosa, però magari ti faccio un altro favore di un altro tipo. Credo che tutto questo sia abbastanza normale, l'importante è mantenere sempre una propria onestà intellettuale. Una citazione abbastanza condivisa in questi ultimi mesi di Tiziano Terzani era quella sul fatto che i giornalisti non devono avvicinarsi mai troppo al potere. Sì. Lei concorda su questo? Sì, io concordo, anzi, per quello che mi riguarda, io
vivo a Milano e ringrazio, per me è una fortuna, perché altrimenti magari sarei naturalmente portato a frequentare il palazzo molto di più di quanto non lo faccio adesso. Ho rapporti naturalmente con delle singole persone che conosco da tempo, però sono d'accordissimo, cioè più lontano sei, più riesci a non essere influenzato, perché poi inevitabilmente per ottenere delle notizie, dei rapporti stretti li devi tenere, questi rapporti stretti spesso sono un po' perversi, sì, questo è vero. Chiarissimo. Per quanto riguarda la recente crisi, diciamo, dei partiti, stiamo parlando degli scandali amministrativi di Lega e Margherita, ad esempio, secondo lei la risonanza mediatica che questi eventi hanno avuto hanno poi influenzato anche l'andamento dell'aspetto politico della faccenda? Aspetto politico in che senso? C'è stato un qualche tipo di peggioramento di come è andata poi anche a livello amministrativo, diciamo, il fatto che comunque abbiano dato delle dimissioni, eccetera. Ci sono state delle pressioni anche dal punto di vista mediatico in questo? Oh, ma c'è stato una, per fortuna c'è stato, sono soldi nostri, dunque il modo in cui vengono utilizzati i soldi nostri, anzi mi stupisco che a lungo non se ne sia parlato, cioè mi stupisco che a lungo si sia parlato poco di come i partiti, gestivano il denaro. Paradossalmente se ne è parlato troppo poco. È una fortuna che siano accadute, una fortuna nello stesso tempo un disastro che siano accadute queste cose, perché a lungo il tema dei soldi ai partiti è stato ignorato anche dall'informazione, anche dalla stampa, e francamente non capisco perché. È uno dei temi centrali, cioè attraverso i soldi i partiti gestiscono potere, e a lungo questo tema, a parte i radicali eccetera che ogni tanto lo sollevavano, è stato totalmente ignorato dalla stampa, a parte rare eccezioni naturalmente. Ci è voluto uno scandalo prima di Lusi e poi della Lega per riaccendere l'interesse su questo tema qui. Secondo lei come cambierà in futuro, alla luce anche di questi fatti degli ultimi mesi, proprio il rapporto tra giornalismo e politica? Io credo che ci sia, non credo che cambierà molto, non credo che cambierà molto, nel senso che speriamo invece che la politica cominci ad avere meno importanza nella nostra vita quotidiana dal punto di vista dell'occupazione di poltrone, cioè che conti di meno, che si restringa e inevitabilmente che si parli di altre cose, insomma, che se ne parli un po' di meno, ma non parlare un po' di meno non significa dare meno importanza alla politica, significa che poi inevitabilmente gli spazi della politica si sono ristretti a quella che è la loro giusta dimensione. Oggi c'è troppa politica e dunque ci sono troppe persone che parlano di politica, è normale che sia così. Che cosa ne pensa dell'ordine dei giornalisti? Va abolito, cancellato domani. Seccamente? Sì, cancellato domani. Molto spesso i giornalisti stranieri si stupiscono effettivamente di quanto sia diverso il panorama italiano per quanto riguarda il giornalismo e il modo in cui effettivamente funzionano i rapporti di potere, ma anche i rapporti con il proprio editore. Lei pensa ci sia, cosa ne pensa dell'influenza che c'è effettivamente in alcuni giornali quando si tratta di scrivere o non scrivere? Sugli editori? Sì. Ma adesso sono due cose diverse. L'ordine dei giornalisti va abolito perché è una cosa antiquata. Io ho lavorato in Francia 4 anni e negli anni in cui ho lavorato in Francia avevo un tesserino che rinnovavo ogni anno, ma devo dimostrare che l'anno prima che avevo lavorato come giornalista, per cui è una follia, l'esame non conta nulla, è una cosa burocratica che impedisce ad altri, cioè, no, che non è questo che impedisce, che serve solo a raccattare qualche soldo, ma non protegge niente e nessuno dal punto di vista deontologico. E per quello che riguarda gli editori, questo è un vecchio discorso delle proprietà dei giornali, chi è in Italia il proprietario dei giornali. Certo che la proprietà, chiunque lavori in un giornale sa benissimo che ci sono dei paletti che sono quelli che riguardano la proprietà, cioè non mi pare una cosa. Poi possiamo fare un discorso su chi sono oggi i proprietari dei giornali in Italia rispetto agli altri paesi, ma questo sarebbe un discorso un po' lungo. Grazie davvero di essere stato qui con noi oggi, dottor Cruciani, spero davvero di aver grazie a voi di vederci. Grazie, arrivederci.